prevenzioni per questo territorio. Intanto avete visto il progetto che ha lanciato il Presidente del Consiglio, Casa Italia, un progetto di prevenzione di lungo periodo per le generazioni future, perché ancora oggi stiamo riparando i danni dei terremoti passati e invece dobbiamo concentrare le risorse sulla prevenzione. Oggi l'Italia spende più di 3 miliardi all'anno per la riparazione dei terremoti e bisogna mettere risorse adeguate per invece la prevenzione, quindi c'è un piano nazionale. Ci saranno linee guida molto presto per la classificazione degli edifici sismici. Abbiamo messo in legge di stabilità importantissimi incentivi per coloro che fanno opere di adeguamento sismico, fino all'85% di detrazione, quindi vuol dire che praticamente uno può fare i lavori in casa con pochissima spesa e mettere in sicurezza la propria casa, sia prime che seconde case. Quindi c'è un intervento massiccio del governo da questo punto di vista, sia per adeguare la normativa, sia per favorire gli interventi privati e per stimolare la messa in sicurezza di edifici pubblici che è finanziata con risorse appunto in legge di stabilità. Ecco, per Sulmona, secondo me è un caso pilota, no? Di Casa Italia, ci sono i fondi? Sì, assolutamente, come ha sempre detto il Presidente del Consiglio, come ribadiamo, la messa in sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici, delle case non può avere limitazioni di fondi, deve essere stimolata il più presto possibile con le maggiori risorse possibili. Ne abbiamo già messe a disposizione tantissime, se vi fosse bisogno di altre ci sarà la disponibilità. Senta, si lotta per il metanodotto SNAM in questo territorio, una zona chiaramente altamente sismica. Sono dossier che sono nelle mani del Ministero dello Sviluppo Economico della Regione, quindi non voglio commentare su questo. Sul imprenditore Toto sarà scritta la fine o avanti? Su? Sul progetto autostradale. No, il progetto autostradale abbiamo discusso a lungo e siamo d'accordo di mettere in piena sicurezza sismica tutta l'autostrada. Quindi ci sarà un investimento molto importante che viene validato adesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Non valutiamo positivamente la proposta delle varianti, ma questo è noto, quindi la discussione adesso deve concentrarsi su fare alla svelta gli adeguamenti sismici e mettere in sicurezza prima possibile. Ci sono tante centinaia di milioni per questo, stiamo quantificando la spesa definitiva con il Presidente della Regione e col Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e poi chiudiamo l'accordo. Comunque sull'attuale tracciato? Sì, per me sì. Grazie. Grazie.